Bentornato nel mio canale, ti auguro un fine settimana di relax e attività interessanti con la tua famiglia e il tuo amante. Non dimenticare di prestare attenzione alla pandemia Covid perché è ancora una seria minaccia per il nostro mondo. Dopotutto, vinceremo. Oggi è domenica 23 maggio 2021. Oroscopo Sagittario. Sentimenti in prima linea. Con tanto piacere. Dal segno opposto il trio Sole, Venere e Mercurio continua a solleticarvi e fa bene, col concorso della Luna favorevole, una situazione amorosa stagnante si sblocca, un'amicizia si trasforma in amore e un flirt in una storia importante che potrebbe cambiare il corso dei vostri sentimenti. Finanze sotto chiave e con le vendite promozionali è una tortura, ben venga la dea bendata se decide di darvi una mano. Con un guadagno extra. Potete concedervi qualche sfizio, altrimenti rigate dritto, dovete pagare un debito o estinguere una multa onerosa, peggio ancora se tributaria. Riflettervi negli altri migliora l'umore e il carattere, in pratica vi rivedete in uno specchio, che vi rispedisce i vostri difetti. E una speranza, un clima di fiducia che non vi abbandona, potete sperare ancora. Alcuni problemi in amore si risolveranno come auspicato e ci sarà una nuova fiducia infusa dagli eventi e dalle circostanze. Una schiarita in un rapporto, nella coppia, le ombre si allontanano e si riprende il cammino giusto. Un figlio che dà problemi, che comporta sacrifici, che non si riesce a comprendere. I single avranno una nuova speranza ma ci saranno piccoli ostacoli, anche di natura familiare. Se state consultando questo oroscopo dall'ufficio. O comunque dal luogo del lavoro, cercate di non esporvi troppo, sono in agguato dei seri problemi se venite colti sul fatto. Idee giuste e buon umore caratterizzeranno la vostra giornata, cercate di coinvolgere emotivamente quante più persone possibili parlando dei vostri progetti e delle vostre idee. Sappiate scegliere i collaboratori giusti. Necessità di riposo e di pensare bene al da farsi soprattutto in merito a una situazione che vi sta stressando oltremodo e potrebbe mettervi in condizione di fare scelte sbagliate. Se non provate almeno a sbloccare certe situazioni oggi, ne pagherete le conseguenze ben presto. Se vi sentite svogliati e con poche forze cercate di scuotervi. Non buttatevi giù. Tenete duro e andate avanti. Impegnandovi riuscirete a realizzare i vostri obiettivi. Ti sentirai attratto da tutto ciò che è strano, originale e insolito. Guadagni con arte, commercio e giochi. Incontri simpatici. Novità. È giunto il momento di fare pulizia tra le vostre amicizie sui social, iniziate dalle persone che vi sembrano interessate da motivi diversi dall'amicizia. In serata avrete modo di avere piacevoli conversazioni con persone importanti. Malinconia dal tardo pomeriggio in poi a causa di una luna dispettosa e di un senso di stanchezza che accusate da alcuni giorni. Non fate nessun passo azzardato prendendo decisioni affrettate. Occasioni per dimostrare agli altri che meritate la loro fiducia ce ne saranno, in particolare a persone che tenete. Se sforzandovi di piacere agli altri troverete anche il coraggio di cambiare il vostro stile di vita, tutto riuscirà alla perfezione. Nella giornata di oggi, molti saranno gli scocciatori che verranno a bussare alla vostra porta, soprattutto nei momenti culminanti. Vi converrebbe regalarvi una vacanza, lontani dagli impegni di lavoro o familiari. Forse sarà il caso di iniziare a parlare chiaramente e a comprendere i motivi di qualche risentimento che potrebbe aver scosso uno di voi. Continua la crisi in campo sentimentale, ma non vi preoccupate più di tanto. Nettuno, vostro nome di tutelare, vi guarda di traverso dal segno dell'evoluzione, i pesci vi obbliga a fare i conti con le pause, le zone di silenzio o le necessarie conclusioni che un naturale scorrere del tempo impone. Specie se appartenete alla terza decade del segno. Ma un bel Saturno vi regala la sua amicizia preziosa, proponendovi strade creative di azione che vi vedranno completamente rinati e trasformati, specie se appartenete alla seconda decade sagittariana. Quando vi trovate in situazioni difficili da affrontare di solito preferite scappare. In questo fine settimana dovrete invece necessariamente guardare in faccia i vostri problemi e affrontarli con coraggio.
Cari Sagittario, se la vostra relazione è in crisi, niente paura perché si può trovare una soluzione, basta solo avere voglia da entrambi i lati. Sul lavoro la giornata è utile e potrebbe nascere anche un'idea importante. Viaggiare, che ricordi. In questo periodo potrete piano piano ricominciare a sperare, ma potreste anche avere un colpo di testa e concedervi una mini passeggiata fuori porta. Non sempre bisogna fare le cose in grande. Talvolta basta anche prendersi semplicemente del tempo per se stessi e cercare di dare la svolta giusta al proprio umore, non sempre dei migliori negli ultimi tempi. Abbiate quel pizzico di intraprendenza in più. Nulla da ridire sulla tripla opposizione del Sole, Venere e di Mercurio, che tuttavia non fa male alla coppia, anzi la rinverdisce, affrontando problemi e divergenze di opinione con insospettato autocontrollo. Coppia sincera, grazie al raggio positivo della Luna, non fidatevi invece degli amici, c'è sempre qualcuno che semina zizzania. Amore ed Eros, novità amorose in arrivo, colpi di fulmine per i lupi solitari. Un'amicizia si trasforma in amore e potrebbe avere risvolti inaspettati. Irresistibilmente attratti da un randagino, cedete alle preghiere dei pupi, purché si prendano la loro parte di responsabilità. Non tutti gli amici si dimostrano tali, come dice la nonna, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Se attraversate una fase di crisi di coppia è tempo di fare delle scelte, ci tenete davvero alla persona che vi è accanto oppure potreste troncare senza troppi problemi il momento di scegliere il vostro futuro. Il cielo vi bacia con tutta la sua forza e il calore della primavera, influssi potenti vi danno la sicurezza per sapervi muovere in campo sentimentale mettendo da parte la vostra proverbiale goffaggine, specie se festeggiate il compleanno dal 24 al 29 di novembre. Non vi mancherà oggi l'audacia, imparerete finalmente a tenere testa alle emozioni coinvolgenti, lasciandovi andare e immergendovi completamente nelle nuove sensazioni che vi troverete a sperimentare. Lavoro e denaro, le finanze tristemente in rosso, vi limitate a lustrarvi gli occhi con le vetrine più belle, cercando idee per rinfrescare il look di un vecchio capo e renderlo super trendy, una sfida per il vostro innato senso estetico. La dea bendata è ben predisposta nei vostri confronti, una giocata all'otto o un gratta e vinci potrebbero risollevare il morale. Vorreste tutto e subito, perdendo di vista i progressi lenti ma costanti che tuttavia state registrando. Non fatevi prendere dalla fretta e dallo stress oppure rischierete di commettere passi falsi. Urano in questa giornata di domenica nel segno del Toro stimola la parte creativa e delle buone azioni casalinghe, che è sempre in movimento in voi. Non starete fermi. A un certo punto vi imbatterete in tante occupazioni concrete cui dedicarvi, dal bricolage, al giardinaggio, alla cucina. Benessere, sogni illuminanti vi regalano un risveglio sereno. Il buongiorno si vede dal mattino, recita la saggezza popolare, rafforzate le premesse positive con un profumo speziato alla salvia o alla cannella. Vi sentite capaci di poter affrontare qualsiasi difficoltà anche nei giorni più pesanti della settimana, niente può fermarvi, siete una forza della natura e cercate di non farvi mai bloccare da qualcuno o da qualcosa. Per lei, pupi felici se li lasciate fare, accontentandovi di sorvegliarli da lontano, l'indipendenza è un must, che si celebra ogni giorno a casa vostra. Per lui, voglia di novità in ogni campo, dalla tecnologia al look. Chi lo dice che i maschietti sono di bocca buona? Per voi moda e immagine fanno la parte del leone. Colore delle emozioni, ciclamino. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 9. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.